Oggi preparo un supporto per mettere le prese della 12 volt, sia quella con l'USB sia con lo spinotto da macchina. Userò invece del legno, che comunque alla fine andrebbe a gravare sul peso della roulotte. Userò un polistirolo molto compresso che mi sono ritrovata con i pannelli solari. Quindi adesso vi faccio vedere. Allora, questo è il polistirolo, è un po' più spesso compresso rispetto al polistirolo bianco normale, con la mascherina delle varie prese. Come vedete, aspettate, oppla. Ho questa qui che è un accendisigari che va bene per attaccare ad esempio lo spinotto del televisore. Poi c'è una doppia USB, questa qui, e in più, che fra l'altro questa qui è carina perché si accende qui e ti dice quant'è il voltaggio. E poi c'è questo che è l'interruttore. Così uno lo può anche accendere o spegnere a seconda se gli serve tutto l'ambaradan qua o no. Quindi con la mascherina ho fatto i tre segni, dove adesso andrò a bucare due, li ho già fatti, andrò a fare l'ultimo. If you remember me, I got a word for the both of us. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry anything, my love. When you ride with me, gotta worry when tomorrow comes. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry now, cause we stay in control in the name of love. Allora, adesso lo vedete così, ma poi verrà o verniciato o. Oh, c'è una bugna. Vabbè. O verniciato oppure metterò una di quelle carte adesive. Si posiziona la mascherina così e si vanno a inserire le varie prese. Io ho deciso di mettere l'USB qua, l'accendisigari in mezzo e il pulsantino, questo qui, l'accensione per ultimo. Questo è il posizionamento. Io ho deciso di metterli in verticale, ma poi voi a seconda di dove lo mettete potete metterlo anche in orizzontale, con un'apertura in alto e questa qui da un lato, in modo che almeno se le ho tutte e due non si danno fastidio l'interruttore qua. Qui ci sono anche le vitine da mettere. Con questo si può anche evitare perché intanto poi vanno fermati qua dietro. Con questi rondellini che vedete, questo tiene fermo il tutto in modo che una volta fissato questo non si muove più. Però potete benissimo metterci delle vitine dopo che avete fatto la copertura del polistirolo, delle vitine per più che altro, o dei bulloncini che si possono bloccare qua fuori. Più che altro per tenerlo più fermo, tutto è lì. E per adesso è tutto, vi farò vedere poi come lo installerò in roulotte.